Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, oggi è l'ultimo giorno, con noi abbiamo due ospiti, Marco Volpe che è in collegamento remoto. Ciao Marco, ben arrivato. Buonasera a tutti. Sì, Marco, ci senti? buonasera a tutti, mi sentite? Ciao Marco, sì, ti sentiamo. Con Marco parleremo di questa piattaforma importantissima che è il Taxi Web. Subito dopo con noi Marco Cagnoli, che rimarrà anche Buonasera a tutto tutti. il tempo qui con noi, dove parleremo di chiama taxi. Quindi andiamo subito da te, Marco, che sei da remoto, per parlare di questo sistema importante che è il Taxi Web. Dici un attimo che cos'è. Allora, la piattaforma TaxiWeb è uno strumento digitale che abbiamo introdotto dal 1 giugno scorso, l'abbiamo, tra virgolette, dedicata ai nostri amici tassisti e noleggiatori con conducenti, ossia a quei soggetti che hanno una licenza rilasciata da Roma Capitale e che fino al 31 maggio scorso, per poter gestire il proprio titolo, erano tenuti necessariamente a presentarsi presso il nostro sportello al pubblico. Noi abbiamo voluto raccogliere la sfida della digitalizzazione e abbiamo introdotto questo software su cui abbiamo lavorato tanto in quest'ultimo periodo e che sostanzialmente serve a semplificare, a efficientare, a sburocratizzare. Insomma, risponde a tutti quegli indirizzi che il legislatore nazionale sta facendo alle pubbliche amministrazioni, chiedendo appunto di volturare tutti quanti i servizi sul web, e noi ci siamo sentiti di raccogliere questa sfida e di introdurre questa piattaforma che fortunatamente ci sta dando delle soddisfazioni. Il 31 ottobre dovrebbe terminare il periodo di coesistenza tra la piattaforma e lo sportello al pubblico, e dal 1 novembre il TaxiWeb sarà l'unica interfaccia per condividere le istanze amministrative da parte dei tassisti e dei noleggiatori con i nostri uffici. Marco, è stata attivata il 1 giugno, vero? Esatto. Ok. Esatto. In caso di smarrimento della password, si può recuperare facilmente? Perché spiegaci un attimo il passaggio. È arrivata una mail, come siete arrivati a loro? Raccontaci un attimo come avete lavorato, cosa c'è dietro le quinte. Allora, come tutti quanti gli strumenti digitali che prevedono un accreditamento cosiddetto forte, ossia un accreditamento che consente agli utenti di sottoscrivere le domande come se stessero firmando un contratto, un modulo o un qualsiasi atto verso la pubblica amministrazione, TaxiWeb prevede che l'iscrizione alla piattaforma venga fatta davanti a un operatore di Roma Servizi per la Mobilità che certifica la presenza dello stesso utente e che certifica pertanto che quella firma, che poi ha un valore di legge, è stata apposta davanti a lui nell'esercizio delle sue facoltà di pubblico ufficiale. E quindi abbiamo dedicato delle giornate specifiche agli operatori del settore, abbiamo aperto lo sportello al pubblico in maniera straordinaria nelle giornate di sabato e domenica, e che ricordiamo per i tassisti, per i noleggiatori con conducente, sono giornate lavorative a tutti gli effetti, e piano piano ci siamo avvicinati a iscrivere tutta quanta la platea degli aventi diritto, ammontano quasi a 10.000 persone. Stiamo ultimando queste attività. In quest'ultimo periodo, nelle giornate del sabato, continuavamo ad avere lo sportello al pubblico attivo per l'accreditamento. E quindi, come dicevo prima, il 31 ottobre saremo pronti per dare TaxiWeb come strumento a tutti quanti. Prima ti parlavo della password, siccome ci stanno scrivendo, ci hanno scritto le persone che ci stanno seguendo, ricordo l'indirizzo perché ancora è in collegamento partecipazione@roma.it per poterci fare domande, e come si recupera la password qualora si dovesse perdere. C'è un recupero semplice, ci chiedono da casa. Sì, allora, all'atto dell'accreditamento l'utente è tenuto a segnalare sia una casella di mail ordinaria sia una casella di posta elettronica certificata.
Sulla casella di posta elettronica certificata, agenzia inoltra una parte della password, mentre l'altra parte la consegna fisicamente a mano all'atto dell'iscrizione alla piattaforma. Laddove una delle due sezioni della password dovesse andare smarrita, sul nostro portale si può banalmente attivare la funzione di password dimenticata e la piattaforma restituisce la password dalla casella di posta elettronica ordinaria. Marco, come nasce questa piattaforma? La piattaforma nasce, come dicevo prima, negli uffici di Roma Servizi per la mobilità, ossia nella volontà di tutti quei colleghi del sottoscritto, ma soprattutto del vertice aziendale di Roma Servizi e dell'ingegnere Avarello, che da anni è il direttore della nostra direzione, che ha voluto piano piano avvicinare i nostri uffici al mondo web, ai servizi digitali. 2 anni fa ci siamo detti che il mondo taxi NCC doveva essere semplificato, doveva essere rinnovato, perché noi acquisiamo l'attività nel 2008, quando ancora eravamo ATAC, dal Dipartimento Mobilità, e sostanzialmente l'abbiamo mantenuta stabile per quasi un decennio. Poi, da 2 anni a questa parte, abbiamo deciso invece di innovare e adesso siamo sicuri di essere arrivati al nostro obiettivo. Bene, complimenti. Marco, per chi ancora non si è iscritto al servizio? Sì, intanto vogliamo rassicurare tutti quanti. L'iscrizione al servizio non è, come in alcuni casi abbiamo sentito, un processo faticoso che può comportare poi la perdita di possesso del proprio titolo, di gestione del proprio titolo stesso. È solamente un'iscrizione a una piattaforma digitale che sostituisce integralmente lo sportello al pubblico, il nuovo canale per presentare le domande comodamente seduti a casa propria davanti al PC o fisicamente con uno smartphone. La piattaforma è accessibile anche naturalmente da tutti i device. E noi siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì riceviamo su appuntamento e coloro che volessero proporre l'iscrizione alla piattaforma e ancora non l'hanno fatto possono usufruire del nostro sportello al pubblico. Viceversa, come dicevo prima, stiamo chiudendo alcune giornate straordinarie, siamo aperti il sabato dalle 10 alle 18. E il sabato lo dedichiamo espressamente ad assistere gli NCC per limitare la coda. È un'attività che abbiamo già avviato da diverso tempo. Il sabato, peraltro, per i tassisti, per i noleggiatori con conducente, è giornata lavorativa. Trovano ampio spazio per parcheggiare la propria auto e recarsi presso i nostri uffici. Quindi possono recarsi da noi prima o dopo il turno di servizio e comodamente finalizzare la loro iscrizione. Marco, che feedback avete avuto da parte dei tassisti e degli NCC? Allora, su questo siamo, posso dire, molto soddisfatti. Dopo un primo momento in cui li vedevamo un po' perplessi, perché come tutti quanti gli strumenti innovativi pensavano che potesse essere difficoltoso, dovesse avvicinare e sostituire un rapporto umano che invece si instaura presso allo sportello al pubblico, i tassisti, i noleggiatori con conducente, ma anche tutti quanti gli altri agenti del settore che procedono con la lavorazione delle pratiche, hanno capito che è un'opportunità. I tempi si velocizzano, siamo impegnati a efficientare ancora di più la piattaforma e quindi siamo pronti a raccogliere quelli che sono i consigli, le proposte degli operatori del settore. Nel frattempo il numero di pratiche, vediamo che vengono ogni giorno presentate sul sistema, aumentano sostanzialmente. I nostri tempi di reazione naturalmente sono molto compressi e quindi dopo un primo momento di perplessità, adesso i risultati sono molto positivi. Marco, c'è una domanda che arriva da casa, chiedono se le agenzie di servizi possono accreditarsi.
Sì, assolutamente, le agenzie di servizi possono accreditarsi alla piattaforma, anche loro quindi venire presso i nostri uffici e proporre la propria iscrizione, possono formulare le domande e naturalmente una volta che la domanda è formulata, la piattaforma gestisce la delega da parte del titolare della licenza o del soggetto comunque su cui ricadono gli effetti della pratica amministrativa, in maniera tale che la pratica possa arrivare dall'agenzia dei servizi presso il back office di Roma Servizi per la Mobilità solo dopo che il titolare fisicamente ha accolto il fatto che l'agenzia sta proponendo questa domanda, come banalmente succedeva quando allo sportello al pubblico era necessaria una delega scritta. Marco, un'ultima domanda e poi passiamo a Marco Cagnoli. In quanto tempo ci si iscrive? Quanto tempo ci vuole per iscriversi? Sono tempi lunghi o la domandina è abbastanza semplice? L'iscrizione è una mera registrazione di qualche dato. Credo che se possiamo dire che 10 minuti sono tanti, allora sono 10 minuti. Nel senso che non andiamo al di là di una decina di minuti, perché banalmente basta solamente comunicare il proprio codice fiscale, la propria casella mail ordinaria e la propria casella di posta elettronica certificata. Per il resto ci pensa tutto quanto il nostro operatore, che alla fine sottopone il regolamento di iscrizione, lo fa firmare e consegna peraltro anche la nuova licenza, il nuovo formato di licenza cartaceo che è stato approvato da Roma Capitale e che differentemente rispetto al vecchio ha al proprio interno inserito un QR code che consente poi agli agenti della polizia locale sul territorio di riscontrare l'originalità di quel titolo e la validità della licenza stessa. Grazie, grazie a Marco Volpe per averci dato queste importanti delucidazioni su questa nuova piattaforma Taxi Web. Grazie Marco, ci riaggiorniamo magari anche più in là nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché vorremmo seguire questa iniziativa e quindi al di là della settimana europea della mobilità sostenibile, ecco, quando vuoi noi siamo qui. Va bene, grazie Marco, ti Grazie a auguro sempre tutti. grazie, buon lavoro, grazie. Grazie. Ed eccoci, passiamo oggi Marco e Marco, quindi sono già Benissimo. tra due. Siamo gettonatissimi. Marco Cagnoli, che già da ieri sono arrivate domande sul tuo tema, parliamo di Chiamataxi, quest'app molto molto importante. E adesso vediamo se saprai rispondere alle domande dei cittadini. Marco, sei Spero che non pronto? siano domande troppo difficili. Allora, la prima domanda è questa: ci sarà la possibilità di chiamare il cliente in modo anonimo attraverso telefonia e non attraverso VoIP? Dunque, questa è una domanda interessante che in realtà contiene un piccolo errore nella formulazione da parte Sì. della sottoscritta. Allora, la comunicazione ci sarà sicuramente tra tassista e cliente sarà possibile, questo è un punto di forza della nostra applicazione. Ora, se la comunicazione avvenisse attraverso la tecnologia VoIP, quindi una chiamata internet, per intenderci come WhatsApp o qualcosa del genere, il numero potrebbe rimanere anonimo e quindi questo sarebbe sicuramente un vantaggio per tutti quanti. Però la tecnologia VoIP non è una tecnologia semplicissima da gestire e quindi noi vogliamo che poi l'applicazione funzioni correttamente, che sia affidabile, che non dia problemi quando poi materialmente, insomma, il tassista sta effettivamente erogando il suo servizio. E quindi l'opzione di usare la normale telefonata, rimane ancora in campo. Per la verità stiamo cercando di risolvere questo problema, capire quali delle due tecnologie a noi sembri più affidabile e decideremo proprio alla fine, insomma. Quindi l'obiettivo è di andare con il VoIP per rendere tutto anonimo e però deve essere un VoIP di qualità. E quindi diciamo, i tecnici stanno ancora lavorando analizzando questo problema specifico. Allora, ovviamente qualche domanda te la farò pure io, non solo Ci da casa. mancherebbe. Quindi intanto spiega a tutti che cos'è Chiamataxi. Chiamataxi è un'applicazione che serve al cittadino. Innanzitutto, Chiamataxi è un servizio che è già attivo su Roma da tanti anni ed è un servizio che consente ai cittadini romani di chiamare un taxi sia utilizzando un numero di telefono, ricordiamolo, lo 060609, quindi un numero unico di telefono per chiamare qualunque taxi. E a questo numero risponde un risponditore automatico, scusate, un gioco di parole. E
a cui si può comunicare l'indirizzo a cui si vuole il taxi, e il sistema mette in contatto l'utente che ha chiamato con il parcheggio taxi più vicino. Marco, ha un costo, questa è un'app che uno deve scaricare intanto, ovviamente. Ha un costo quest'app perché la No, scarica, perché la giusto? scarica evidentemente è totalmente gratuita. Dicevo, e quindi l'applicazione è lo 06009 e poi c'è un'applicazione fisica, un'applicazione da scaricare appunto gratuitamente sul proprio telefono per consentire di chiamare il taxi. L'applicazione è stata completamente rivista rispetto alla versione attualmente in esercizio ed è un'applicazione che abbiamo cercato di sviluppare evidentemente copiando le altre applicazioni diciamo, più di successo sul mercato. Siamo convinti di aver fatto un prodotto, diciamo, che in qualche modo sia a livello degli standard del mercato attuali. Quindi un'applicazione che ha una mappa, un'applicazione in cui l'utente viene localizzato, in cui si può vedere il taxi avvicinarsi quando si è chiamato e viceversa il tassista può vedere il cliente fisicamente esattamente dove lo sta attendendo, questo per semplificare anche il punto d'incontro. È un'applicazione su cui saranno abilitati i pagamenti elettronici, quindi l'utente potrà pagare con una carta di credito appositamente registrata, quindi è un'applicazione, si potrà prenotare un taxi, quindi è un'applicazione, diciamo, che ha tutte quelle funzionalità che oggi il mercato ci ha abituato a vedere su questo tipo di app, ma lo facciamo con l'ottica della pubblica amministrazione, quindi noi non lo facciamo evidentemente per fare concorrenza a nessuno, il nostro obiettivo non è evidentemente quello di fare business. Il nostro obiettivo è quello di far funzionare meglio il servizio taxi, quindi andando in qualche modo a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio e questo a beneficio di tutti, dei tassisti, dei clienti e quindi complessivamente della città. Marco, quest'app è scaricabile da qualsiasi telefono? Allora, l'applicazione è scaricabile sia per innanzitutto per i telefoni Android che per i telefoni di Apple con il sistema operativo iOS. L'applicazione, diciamo, necessita di un telefono ragionevolmente nuovo. Ragionevolmente nuovo significa non più vecchio di 5 anni. Questo è un punto molto importante da sottolineare. Ovviamente tutti vorremmo applicazioni che funzionino su qualunque tipo di telefono, però i telefoni si Certo. evolvono molto velocemente, quindi poi rischiare di, diciamo, spendere delle energie per far funzionare un'applicazione su un telefono di 10 anni fa, evidentemente non conviene. Quindi, si parla di telefoni, diciamo, non più vecchi di 4-5 anni fa, però di 4-5 anni, però su quei telefoni funziona evidentemente comunque. L'associazione Flotta Pubblica 06-0609 ci ha mandato delle domande. Io adesso vediamo con il tempo che abbiamo se Certo. riusciamo a farle tutte. Intanto la seconda domanda che ci pongono è questa: sarà possibile introdurre oltre all'inglese anche la lingua francese dall'ultimo numero di turisti francofoni? Allora, quindi vabbè, attualmente c'è italiano e Sì, allora, inglese, nella giusto? sua prima Ma anche lo versione, spagnolo, perché solo il francese a questo punto? assolutamente, Visto che Roma è una città che accoglie, non so, prima o poi esatto. tornerà anche il turismo di massa, insomma, ce lo Esatto, ce auguriamo. l'auguriamo. Allora, l'applicazione inizialmente uscirà diciamo, localizzata, questo è il termine tecnico, quindi supporterà la lingua italiana e la lingua inglese. Però quello che è importante è che l'applicazione supporta la tecnologia multilingue. Quindi per noi aggiungere una nuova lingua significa semplicemente prendere manualmente l'elenco diciamo, delle frasette, delle etichette che stanno messe sull'applicazione e semplicemente tradurle in un'altra lingua. Quindi è un'operazione, diciamo, che ha fatto insomma, di avere una persona, un professionista che magari traduca quei testi, è un'operazione molto semplice. Quindi questo mi dà la possibilità di dare un'indicazione generale. Questa è un'applicazione molto complicata, molto complessa e che deve essere assolutamente affidabile. Per noi la parola d'ordine in questo E momento è affidabilità. affidabilità, perché su questa applicazione girano il lavoro, si basa il lavoro dei tassisti, girano dei soldi e quindi è necessario assolutamente che l'applicazione sia affidabile. Per questo motivo, in questo momento noi usciamo con tutte quelle funzioni per noi basilari, che per noi sono essenziali per poter dire che l'applicazione funzioni bene. E poi però abbiamo già in mente tutta una serie di sviluppi futuri e di migliorie che verranno fatte nel tempo, ma in questo momento ci concentriamo sulle funzioni basilari. Questo è anche il motivo per cui inizialmente usciamo soltanto con l'inglese. Meglio concentrarsi su poche cose che funzionino bene all'inizio, quando avremo consolidato l'applicazione, evidentemente si aggiungono tutte le altre funzionalità. L'importante è che le tecnologie sin da adesso
siano predisposte per essere ampliate. Giusto. È previsto un tasto SOS per rapino aggressione? Questo è un tema, ecco, per esempio, questa è la risposta che ho appena dato sull'affidabilità, in qualche modo Quindi smarca questa è anche una questa cosa domanda. che andrebbe aggiunta Ce poi l'abbiamo ben successivamente. presente, quindi è stata specificatamente inserita in una lista di interventi futuri da fare. In questo momento abbiamo preferito far consolidare, diciamo, l'applicazione, quindi nell'immediato non ci sarà un tasto direttamente collegato con la centrale dei carabinieri o in generale con altri soggetti, però è una funzionalità che conosciamo molto bene, l'esigenza del tassista, l'esigenza di sicurezza, e quindi evidentemente questa rientrerà negli interventi che sarò già proprio predisposta, diciamo, inserita nell'elenco delle cose da fare. Per quanto riguarda invece i pagamenti elettronici Sì. tramite app, verranno bonificati direttamente sull'IBAN dei tassisti? Come funziona E la lì la tassazione? differenza sarà tra i tassisti artigiani e i tassisti conferiti in cooperativa. Quindi per i tassisti artigiani l'IBAN a cui verrà accreditato il bonifico sarà evidentemente il proprio IBAN che verrà indicato al momento dell'iscrizione. Per gli assisti conferiti in cooperativa invece non può che essere la cooperativa, avendo conferito la licenza, deve essere la cooperativa, diciamo, l'IBAN sarà quello della cooperativa e poi sarà compito della cooperativa eventualmente smistare, diciamo, e abbiamo fatto le cose in maniera che questo possa essere fatto con estrema facilità da parte della cooperativa, di smistare, diciamo, i ricavi ai singoli assisti, nei confronti dei vari assisti. Altre domande da parte dei soci dell'associazione Flotta Pubblica 06069 e loro ci fanno un paragone tra la vecchia app al momento dell'installazione e questa nuova sulla conservazione dei dati personali. Cos'è cambiato? Eh beh, direi che è cambiata una cosa che si chiama GDPR, che è Che cos'è? una sigla brutta che probabilmente la maggior parte dei non tecnici, diciamo, dice poco. Il GDPR è la nuova legge sulla privacy, diciamo in maniera semplice, di livello europeo, che è stata recepita da tutti gli stati e quindi anche dall'Italia. Ed è una legge che giustamente si pone in maniera feroce, direi quasi, nei confronti delle aziende che gestiscono i dati personali di terzi soggetti. Quindi chi oggi gestisce i dati, in questo caso Roma Servizi per la Mobilità gestirà i dati, diciamo, del servizio taxi, degli utenti dell'applicazione chiama taxi, è tenuto a seguire una serie di misure, diciamo, di accorgimenti previsti dalla legge, che sono soggetti a controlli molto frequenti da parte del garante della privacy e gli altri soggetti, diciamo, preposti al controllo, e quindi assolutamente, diciamo, ormai è impensabile sviluppare applicazioni che gestiscano dati personali che non abbiano tutta una serie di caratteristiche di sicurezza, di protezione del dato, la garanzia che il dato può essere cancellato nel momento in cui un utente decide di semplicemente di abbandonare il servizio. Quindi da questo punto di vista siamo proprio un mondo avanti rispetto al passato. Ma questo non per demerito dell'applicazione precedente, quanto piuttosto perché, ripeto, da circa credo 2 anni è entrato definitivamente in esercizio questo nuovo regolamento europeo che veramente ha scombussolato il settore, diciamo, della gestione dei dati. E io dico giustamente, perché insomma i dati sono qualcosa di estremamente prezioso di cui va tenuto assolutamente conto, diciamo, nella loro gestione. Ok, quest'app la aggiornate periodicamente? Assolutamente sì, questa è l'altra grande differenza. Oltre ad aver fatto un grande lavoro dal punto di vista, diciamo, tecnico, evidentemente, abbiamo cercato di sviluppare il progetto anche da un punto di vista amministrativo in maniera, diciamo, idonea, e quindi quest'app è coperta da un contratto che durerà negli anni con i fornitori che l'hanno sviluppata, e dunque questo ci garantirà. Cioè, diciamo, ci dà la possibilità di garantire una serie di aggiornamenti nel corso del tempo, proprio per non fare in modo che l'app non diventi velocemente obsoleta, e quindi la risposta è assolutamente sì. Noi avremo una manutenzione non soltanto, diciamo, chiaramente correttiva di gestione, ma proprio di sviluppi futuri che potranno essere fatti nel corso degli anni. Abbiamo fatto i contratti in questo modo, non è stato semplice, la gara è stata complessa, però insomma ci siamo riusciti. Okay. Mi scuso se non posso leggere le frasi e le domande completamente perché non abbiamo il tempo, quindi è solo questa la motivazione, quindi rispondo alla signora che ha scritto. Marco, cosa un consiglio che ti senti di dare a chi sceglie di usare Chiamataxi?
dal punto di vista dei tassisti, innanzitutto quello che mi sento di dire, questo è un canale che si aggiunge ad altri canali, non abbiamo evidentemente, l'ho detto prima, noi non facciamo business, quindi non entriamo in competizione con nessuno, dunque va visto come un canale, un ulteriore canale, diciamo, con cui i tassisti possono in qualche modo offrire il proprio servizio e quindi reperire dei clienti. Mi sento di consigliarlo perché, ripeto, quello che è unico su questa applicazione è il punto di vista di chi l'ha sviluppata, cioè della pubblica amministrazione. Noi vogliamo far funzionare il sistema dei taxi, il sistema del servizio taxi in generale. Evidentemente, diciamo, utilizzare questo strumento ci dà la possibilità, noi che poi abbiamo l'onere della gestione, della pianificazione, degli interventi e quant'altro, anche di capire quali sono le caratteristiche del servizio taxi, come fare in modo che i tassisti trovino più facilmente lavoro, del lavoro, diciamo, e i clienti possano più facilmente trovare un taxi. Questo è un punto di vista che ovviamente è diverso dal fatto del mero business, su cui, diciamo, che, voglio dire, non va sottovalutare, è assolutamente il benvenuto, però è un mestiere differente. Noi vogliamo far funzionare il sistema. Quindi questo è il motivo per cui secondo me tanti tassisti quanto i cittadini dovrebbero provare a utilizzare questo canale. E per chi scaricando l'app o chiamando non trova tempestivamente un taxi? Questa è un'altra caratteristica interessante. L'app fornisce una risposta abbastanza velocemente, quindi proprio perché noi avevamo in mente questo come problema, non vogliamo, chi fa business una volta che riceve una chiamata tendenzialmente vuole per forza che quella chiamata vada a buon fine, perché evidentemente ci fa del business, per lui è un guadagno. Questo significa che spesso tiene al telefono, diciamo, appesi, tra virgolette, i clienti per tanto tempo, perché, nella speranza che qualche tassista possa rispondere. Noi abbiamo deciso di seguire una strategia leggermente diversa. Cerchiamo i taxi secondo una certa logica, in particolare cerchiamo i taxi prima ai parcheggi, evidentemente, poi il taxi più vicino, però se i taxi non ci sono, diamo subito la risposta al cliente. In quel momento il taxi non è possibile prenderlo. Questo in realtà siamo convinti che fidelizzi il cliente, nel senso che il cliente sa che può fare questo tentativo, ma non deve aspettare 5 minuti per poi sentirsi dire il taxi non è previsto, non è presente. Quindi si può provare sempre la prima volta, eventualmente dopo 20 secondi, se dovesse firmare, uno sa che il taxi non lo prende e fa il tentativo con un altro canale Ma differente. Però dall'altra parte chi risponde? Chi c'è? allora, il chiamataxi segue pedissequamente il regolamento taxi attuale del Comune di Roma, quindi che è fortemente incentrato sui parcheggi. Quindi nel momento in cui un cliente richiede un taxi con l'applicazione, il sistema chiamataxi mette in contatto diciamo, con un tassista che sta in coda a un parcheggio, a uno dei parcheggi di Roma Capitale. Nel caso non ci siano tassisti in coda al parcheggio più vicino, o i tassisti per qualunque motivo non rispondano, solo in quel momento parte la ricerca per un taxi, diciamo, libero nelle vicinanze del punto di richiesta del taxi. Vuoi dire qualcosa a chi ci sta seguendo, Marco? Ma io credo che abbiamo detto tante cose, diciamo, quindi noi stiamo per avviare, diciamo, una sperimentazione con un certo numero di tassisti che hanno risposto volontariamente. I tassisti che avevano già il vecchio sistema iscritto, il vecchio Sì. sistema chiamataxi, e questo per noi sarà un momento di confronto molto importante. Il Quindi prossimo step quale sarà? il prossimo step sarà dare la possibilità ai tassisti che hanno aderito a questa sperimentazione di scaricarsi materialmente la nuova app, e quindi provare a verificarla, e faremo insieme delle prove per simulare dei funzionamenti e per capire se tutto quello che abbiamo sviluppato effettivamente poi funzioni effettivamente bene su strada, e quindi avere poi il punto di vista del tassista che è il vero, diciamo, utente della nostra I test applicazione. voi come li fate? I tassisti avranno la possibilità materialmente di installare la nuova app che non andrà in conflitto con l'attuale, quindi i tassisti potranno continuare iscritti all'attuale servizio chiamataxi, potranno continuare a utilizzare il servizio chiamataxi attuale e nel frattempo iniziare a testare una nuova applicazione che però non fornirà corse, quindi non ci sarà un guadagno, non sarà un vero servizio, sarà dei test che noi faremo con del nostro personale, ci metteremo d'accordo e quindi si simuleranno chiamate del taxi, il tassista potrà rispondere e ci sarà un dialogo con i tassisti, diciamo, ci saranno
Quindi prenderemo del feedback e cercheremo insieme, diciamo, di migliorare l'applicazione. E poi si arriverà finalmente al lancio effettivo del servizio. Intanto, Marco, ringraziamo tutti gli iscritti, Assolutamente. Devo dire che c'è stato un chiamatasti. riscontro molto, molto positivo da parte dei tassisti. Quindi, Abbiamo dei numeri già. beh, siamo quasi a sono più di 100 tassisti che hanno deciso di aderire a questa sperimentazione e quindi in pochissimi giorni, peraltro, sono aderito, c'è stata un'adesione molto rapida, quindi insomma segno che in questo momento anche di difficoltà purtroppo del settore per le note conseguenze, diciamo, dell'emergenza sanitaria, evidentemente c'è interesse per un canale in più che potrebbe in qualche modo aiutare i tassisti a risollevarsi un po' anche dal punto di vista economico. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito e anche ai soci dell'associazione Flotta Pubblica 060609. Grazie per le vostre domande. Vi chiedo ancora scusa se non sono riuscita a porgere tutte a Marco Cagnoli, però insomma, ci saranno altre occasioni Assolutamente, in noi futuro. siamo. Noi siamo qui. E grazie a Marco Cagnoli. È Grazie a stata voi. una settimana, questa della settimana europea della mobilità, molto interessante. Abbiamo affrontato tantissimi temi e volevo ringraziarvi di cuore voi tutti che ci seguite sempre. Grazie, grazie, a presto.